Buon samurai a tutti, anzi potremmo dire buon tampone a tutti, vista la situazione in cui andiamo a muoverci. Siamo all'ottava trasmissione. Oggi abbiamo degli ospiti illustri come sempre, ma dedicheremo questa trasmissione praticamente in teoria a uno sport giovane, se vogliamo, il taekwondo. Giovane nel senso olimpico. Fino al 2000 il taekwondo non era olimpico. Bene, presento i miei ospiti. Abbiamo il presidente del Comitato Regionale Lombardo, Stefano Ferrario, qui alla mia sinistra, e alla destra abbiamo il nostro mecenate, nonché industriale. Esageriamo, maestro. No, perché bisogna promuovere queste cose. Luciano Rocca. Buonasera a tutti, buonasera. Il quale poi vi presenterà tutte le varie news dell'attività. Volentieri. Entriamo subito nel tema della nostra serata. Sera, apro con un detto di Pino Angela, un paese che freme per la ripresa del calcio e non per la scuola non ha futuro. È un discorso che dovremmo analizzare molto bene, perché a parte la capacità e la capienza di Angela, è un discorso molto importante. Tutto quanto si muove seguendo il calcio. Sport bellissimo, sicuramente, io non dico niente. Non ho mai giocato al calcio, anzi ho giocato qualche volta, non andavo all'oratorio, ma mi hanno cacciato via perché non ero sicuramente portato. Noi però facciamo altre attività, la maggior parte delle attività non sono il calcio. E quindi perché tutta la politica, tutta l'attività, tutta la cronaca e le televisioni, media, mass media, eccetera, sono per il calcio. A noi rimangono 8 righe. Quando qualcuno vince la medaglia alle Olimpiadi, succede anche una pagina, è vero, sul taekwondo, succede. Magari con 2000 errori sul regolamento, eccetera, eccetera, per mancanza di conoscenza. Ma tutto va bene, se vogliamo. I nostri sport si sono salvati, almeno in questa occasione. Difficile è stato capire il perché quelle discipline da contatto, il calcetto. Vabbè. E a un certo punto non si capiva se le discipline a combattimento, quindi taekwondo, karate, judo e così via, eccetera, potevano ancora continuare oppure no. Ci è voluta la buon'anima del presidente, passato, buon'anima, a darci qualche indicazione maggiore, e quindi abbiamo scoperto che le discipline da contatto amatoriali hanno il diritto, o almeno hanno ancora la facoltà, di praticare secondo le direttive federali e delle associazioni degli enti di promozione sportiva per quanto riguarda il due del Covid. Siamo salvi, speriamo che la cosa duri e non smetta, perché la cosa può essere grave proprio in funzione del 2021, dove nel quadriennio troveremo due Olimpiadi, non dimentichiamolo. A Tokyo, già a luglio del prossimo anno, e Parigi nel 2024. Quindi un quadriennio completamente errato dal punto di vista anche organizzativo per le federazioni e tecnico operativo. Altra voce importante, parliamo di taekwondo. Nei primi numeri di Samurai, parlo del 1976, incominciavano i primi articoli su questa disciplina coreana che si rifà al tempo di Silla, dei famosi tre regni. Quindi il discorso era, non separavamo nulla. Avevamo un interlocutore molto importante, che era il dottor Sun Yai Park, che 5 anni fa ci ha lasciato, che è stato il fautore non solo del taekwondo italiano, ma anche di quello europeo, che abbiamo portato avanti questa immagine del taekwondo. Nessuno ci credeva. Dico che in quel periodo si parlava di taekwondo solamente nel centro Italia, anzi nella campagna. Il nord... Ai tempi si centro sud, sì. Il nord non conosceva. Non ancora, non ancora. Non eravamo ancora arrivati a queste considerazioni. Lo chiamavamo il taekwondo le farfalle, perché le grandi tecniche erano volanti. Una cosa incredibile, se noi consideriamo
gli anni 70-80 nella pratica delle arti marziali. La cosa che rendeva eccezionale un'esibizione di Taekwondo erano le tecniche di rottura, rompevano tutto, rompevano più o meno tutto. E soprattutto la Pasqua del Burro, che rompiture che avevamo. Ricordo, ero piccolino ma ricordo. E soprattutto i calci volanti, che lasciavano veramente perplessi e quasi inimmaginabili per la pratica di quel tempo. A tal senso, direi, entriamo con il primo video. Primo video che è molto importante perché, Presidente, l'abbiamo fatto a Milano, giusto? Sì. Il grande demo della Corea. Abbiamo team in Piazza Gaulenti, sì. Esattamente. Adesso lo vediamo. Cosa ci puoi dire di quella giornata? Guardandola si commenta da sé, loro sono estremamente particolari, sono un gruppo, tra l'altro, di ragazzi molto, molto, molto giovani, hanno girato l'Italia con questa demo e Piazza Gaulenti poi si presta in maniera particolare, perciò basterebbe guardarla per capire quanto è particolare, quanto sono bravi loro. Il supporto, diciamo, dal punto di vista regionale e comunale è stato abbastanza importante? Sì, allora abbiamo la fortuna di lavorare sempre in sinergia sia con la federazione che con le istituzioni locali, in questo caso il comune, l'assessorato e la regione Lombardia, ma diciamo che siamo bravi in questo e abbiamo un buon rapporto. Vuol dire che c'è feeling? Assolutamente, diciamo. Quindi il Taekwondo, la parola più corretta è quella. Molto bene, quindi nell'ambito dell'attività ha chance, contrariamente ad altre discipline. Ci muoviamo bene in quell'ambito. Bene. Sì. Allora, vediamo questo primo video che è importante. Eccoci nuovamente in studio. Abbiamo visto le farfalle esibirsi in un modo incredibile. Prima di arrivare alla prima domanda con il Presidente federale, Angelo Citto, vorrei aggiungere una piccola cosa che ritengo importante. In regia abbiamo Daniele Scala, che noi chiamiamo Caronte, perché ogni volta che chiedo qualche cosa dice di no e ricominciamo da capo. Quindi va è come nei vecchi film di Totò dopo la Seconda Guerra Mondiale, che si diceva: ringraziamo le forze armate americane che, pur non avendo partecipato a questo film, vanno ringraziate lo stesso. Quindi noi ringraziamo Daniele Scala per tutte le rotture che non fate quando che si fanno in studio. Adesso passiamo alla prima domanda del Presidente federale, e parlerà sulla situazione internazionale e di Tokyo 2021. Sentiamo l'intervista, che è molto importante e molto istruttiva. Grazie. Buon samurai a tutti. Oggi siamo qui in Via Tiziano, nella sede della FITA, Federazione Italiana Taekwondo, e abbiamo un appuntamento importante con il Presidente Citto, a cui diamo la parola per quanto concerne le grandi avventure prossime e future. Prima fase di questo periodo, da qui a dicembre, è l'assemblea che è stata programmata per il 7 di novembre. E poi chiaramente bisogna pensare alle Olimpiadi 2021, che sono ancora un interrogativo molto grande, sia per quanto riguarda il discorso internazionale che per quanto riguarda Tokyo in particolare. Direi che lasciamo libera ruota il Presidente, che ha tutto da spiegare,
in questa fase. Grazie a voi direttore, è un piacere sempre dialogare con te, soprattutto che da tanti anni che segui il Taekwondo e in particolare segui la FITA sin da quando ho iniziato a frequentarla io da ragazzetto come segretario generale del presidente Park Sung-jae. Io partirei proprio dalla fine della domanda, la questione Olimpiadi. Tutto poi le decisioni che si stanno prendendo in questo momento sono in funzione dei Giochi Olimpici di Tokyo. Avevamo una questione importante, quella di concludere le qualificazioni olimpiche per Tokyo, mancano quelle continentali sia all'Europa e sia all'Asia, che sono i due continenti più importanti dal punto di vista agonistico del Taekwondo, perciò c'è grande attesa per soprattutto gli atleti che dovevano conquistare il loro sogno di partecipare alle Olimpiadi di poter disputare questa competizione. Il CIO ha stabilito che le qualificazioni olimpiche si ha il tempo di poterle disputare entro il mese di giugno del prossimo anno. A quel punto è venuto da sé di anticipare l'assemblea nel mese di novembre, perché così proprio togliamo tutta la parte elettiva, burocratica, di rifare il Consiglio federale che avrà la responsabilità della gestione della federazione nel prossimo quadriennio, e abbiamo stabilito il mese di novembre. Ora stiamo procedendo a tutte le procedure che anticipano lo svolgimento dell'assemblea, perciò si sono aperte il periodo delle candidature che si chiuderà il 28 settembre, vedremo tutte le persone che avranno il piacere di candidarsi e dopodiché procederemo con l'assemblea. Stefano Ferrario, abbiamo sentito la voce internazionale del Presidente federale, cosa ci racconti sul discorso Lombardia? Che è molto importante perché abbiamo fatto la comparazione prima, la Campania è stato, nel Lazio sono state le regioni dove è iniziato il Taekwondo, e il Taekwondo invece adesso la Lombardia, raccontici un pochino. Allora Lombardia, io sono un po' di anni che sono presidente in Lombardia, quando praticamente sei stato presidente sempre. Ce ne sono stati prima di me, però sono al quarto mandato, è stato una crescita lenta ma costante, e tuttora è così. Abbiamo circa una quarantina di società, non c'è anno che la federazione non ci dia la possibilità di fare un campionato italiano, per noi questo è importante, vuol dire, perché è un segno di fiducia. Abbiamo strutturato, ho cercato di strutturare la Regione Lombardia come la nostra federazione ha strutturato i propri dirigenti, perciò ancora in maniera molto, passami il termine, familiare. E così ho trovato la ricetta adatta affinché si possa fare tutto quello che abbiamo fatto sempre insieme. Io ho la fortuna di avere intorno a me un gruppo di collaboratori di società sportive che mi seguono. Abbiamo fatto tante gare, non ultima doveva essere la qualificazione olimpica, che purtroppo è saltata per via del Covid, però abbiamo ospitato ogni anno un campionato italiano. Abbiamo creato l'Insubria Cup, che è una gara di livello italiano importante sia da un punto di vista di partecipazione che da un punto di vista numerico che qualitativo. Perciò la Lombardia sta crescendo. Parli di numeri, per una gara come l'Insubria, quanti numeri? Siamo all'incirca, parliamo di atleti, siamo intorno ai 1200-1300 atleti. Quindi una massa. Sì, importante. Abbiamo la fortuna delle strutture, a Lombardia dalle ottime strutture, dei ottimi palazzetti. Noi spesso utilizziamo quello che era il Pala Yamamai a Busto Arsizio, ma la stessa Milano ormai ha riportato in vita alcuni palazzetti importanti, e le strutture sono fondamentali per chi fa uno sport come il nostro, e la Lombardia ha la fortuna di averle. Più l'organizzazione, più la struttura federale che ci assiste, questo dà la possibilità di poter avere eventi importanti, e questo a loro volta porta le società sportive a crescere anche numericamente. Quindi diciamo con le tue società che numeri di atleti abbiamo in Lombardia? Siamo in circa intorno ai 2500 atleti, una quarantina di società. Una media di
40, 50 atleti. Per società, sì, chiaramente una media, poi una alcune media, sono più. Diciamo, abbiamo coperto quasi numero, tutte. Un numero interessante, tolta, diciamo. Sì, tolta Sondrio, abbiamo coperto poi tutte le province, abbiamo società in tutte le province. Bene, molto bene. Allora passiamo di nuovo a Roma, alla seconda domanda rivolta al Presidente Angelo Citto. Situazione scuole, l'assenza di impianti sportivi e le chiusure dei palazzetti per via del coronavirus. Quindi discorso molto importante, molto impegnativo, che ho accennato all'inizio di trasmissione. Sentiamo la voce del Presidente. Caro Presidente, la situazione, parliamo un attimino della situazione della politica sportiva, perché con la buona politica si ottengono grandi risultati, palazzetti e possibilità diverse. Con la cattiva politica si trova solamente le chiusure. Non voglio entrare nei discorsi tra CONI, discorso sport, salute e ufficio del governo, ma oggi si sono riaperte le scuole. Molte società sportive utilizzano le palestre degli istituti scolastici. Hanno soltanto diramato un sacco di circolari, una contraria all'altra, come succede in tutto questo periodo. Cosa pensi di questa situazione, che è piuttosto dannosa per le federazioni sportive e per l'attività sportiva in genere? Perché è giusto che si aprano le scuole, ma è anche giusto che ci sia la pratica sportiva nelle scuole, altrimenti tutti questi bellissimi protocolli fatti col Miura e così via, cosa servono? Esattamente, io direi che la situazione in alcuni casi è veramente drammatica, nel senso che abbiamo delle associazioni sportive con centinaia di ragazzini che aspettano di riprendere l'attività sportiva, che per loro è una cosa bellissima, loro aspettano che devono ritornare in palestra. Il fatto di non avere a disposizione gli impianti era una cosa che tutti quanti temevamo, perché proprio le federazioni con i protocolli che hanno fatto, che sono stati approvati, che abbiamo diramato a tutte le associazioni sportive, che si sono preparati per affrontare questo periodo di ripresa. Nel mese di giugno, quando noi abbiamo fatto la ripartenza per le associazioni sportive, loro hanno fatto proprio un tirocinio dal punto di vista proprio pratico per abituarsi alla riapertura delle associazioni sportive. Non avere a disposizione l'impianto vuol dire stroncare il sogno di questi ragazzi di riprendere la loro attività. In un paese moderno come l'Italia, tra i primi paesi al mondo, non si può accettare il fatto che ci sia una priorità a discapito di un'altra. Cioè, non è che lo studio è più importante dello sport, o lo sport deve essere più importante dello studio, ma sono due componenti importanti per la formazione dei ragazzi. Perciò il fatto di essere in ritardo, il fatto di non mettere a disposizione gli impianti è una cosa che sta veramente dando fastidio a tutti. C'è stato un mio intervento forte durante anche il Consiglio nazionale del CONI, ci sono stati interventi sulle testate giornalistiche, perché è inaccettabile, direi, che arriviamo alla ripartenza della scuola e non ci sono gli impianti a disposizione per i ragazzi. Io spero veramente che ci sia una presa di coscienza da parte di chi ha la responsabilità in tutto questo. Oggi mi hanno detto che ci sono 54 società sportive che mi hanno segnalato la difficoltà di ricominciare, che non hanno l'impianto a disposizione, e fra le altre che già sono arrivate, perché alla fine è il direttore scolastico che decide se concedere o no l'impianto, a prescindere dai decreti, dalle disposizioni dal ministro dello sport, dal ministro dell'istruzione. Alla fine si arriva lì. Se il direttore scolastico non ha il problema risolto di chi deve pagare la sanificazione, come deve svolgere il passaggio tra la scuola e l'associazione sportiva, in questa cosa la soluzione migliore che trovano è quella: non la diamo per ora. Bene, prima di entrare nel tema della terza domanda al Presidente, vorrei citare un discorso importante sul discorso olimpico. Prima Olimpiadi in cui il taekwondo si presenta con una preparazione tecnico-operativa politica non indifferente è Sydney 2000. Data importante perché a Sydney 2000 io c'ero proprio ospite e spinto a partecipare con la mia presenza come giornalista
a questa Olimpiadi. È andato tutto bene. Abbiamo capito che l'Olimpiadi è una gara diversa. L'Olimpiadi non è una cosa che si può descrivere né con un articolo né con le sensazioni personali. Bisogna viverla lì. Ecco perché il taekwondo non ha portato a casa la medaglia. C'eravamo, erano lì, proprio sull'attimo fuggente che è scappato. Ma questo non vuol dire che bisogna abbandonare le velleità, anzi, siccome non credo che De Coubertin abbia mai detto l'importante è partecipare, io credo che abbia detto l'importante è vincere, quindi se ne è riparlato più avanti. Sentiamo cosa dice il Presidente a tal senso. La partenza per Tokyo, sono già staccati 2 biglietti. Sentiamo a chi sono stati staccati gli atleti e la preparazione olimpica per questa Olimpiade che doveva essere già finita e che invece non è neppure da iniziare. E non sappiamo neppure fino a febbraio del prossimo anno se ci saranno le Olimpiadi. Il governo giapponese in questi giorni ha mandato una circolare, anzi un comunicato stampa, molto interessante, ma molto malizioso, come usano gli orientali. Cioè, hanno detto i 156 paesi che prendono parte alle Olimpiadi non portino spettatori, non portino audience, perché ci sono dei problemi di un certo tipo, eccetera, eccetera. Come dire, andremo a fare un'Olimpiadi solo per gli atleti. Meglio di niente, sicuramente. È vero, l'Olimpiade è nata per gli atleti, non per gli spettatori. Ma, che promozione serve allora i giochi olimpici e tutto quello che c'è dietro? Domanda interessante. Adesso la parola al Presidente Angelo Cito. Abbiamo iniziato con le Olimpiadi e parliamo di Olimpiadi. Abbiamo ormai la fitta ha già 2 biglietti per Tokyo. Quali sono le prospettive dei 2 biglietti che già sono in casa e soprattutto come i due futuri partenti per il Giappone, eccetera, come si sentono dopo questo momento difficile, problemi di peso, problemi di adattamento, eccetera, e quali sono le vere possibilità ancora che la FITA pensa di ottenere per andare a Tokyo alle Olimpiadi. Io sono veramente felice della scelta che ho fatto 2 anni fa nell'affidare la squadra nazionale al direttore tecnico Claudio Nolano e con lo supporto dal punto di vista di team manager a Carlo Molfetta. 2 persone, 2 atleti di altissimo livello che si sono fatti carico oltre l'immaginabile in questo periodo così critico. Sono riusciti a tenere alta la tensione della squadra nazionale, prima di tutto nel momento in cui abbiamo dovuto sospendere il raduno permanente per il centro di preparazione olimpica all'Acqua Cetosa, tenendoli in contatto costante con programmi dal punto di vista tecnico, seguendoli online, abbiamo fornito l'attrezzatura agli atleti per potersi allenare anche a casa. Poi, appena possibile, si è ripreso il raduno permanente, hanno dato delle motivazioni enormi agli atleti per potersi allenare pur non sapendo quando ci sarebbe stata la ripresa dell'attività agonistica internazionale, soprattutto la qualificazione olimpica. Hanno messo su un programma straordinario, durissimo anche dal punto di vista fisico, si sono allenati 3-4 volte al giorno con allenamenti anche notturni, con nei parchi qui a Roma, hanno messo su un programma veramente fantastico. Questo ha motivato i ragazzi in un modo incredibile, perché hanno superato molti dei loro limiti che era per loro prima inimmaginabile, proprio dal punto di vista fisico, dal punto di vista di allenamento. Sono molto carichi. Noi sì, abbiamo già qualificato un atleta per il taekwondo e un atleta per il para taekwondo, che sarà per la prima volta ai Giochi Paralimpici di Tokyo. Sono 2 atleti, soprattutto Vito Dell'Aquila, che è il primo nel ranking internazionale, perciò è stato
una grande soddisfazione riuscire a portare ai Giochi Olimpici un ragazzo di 18 anni con la classifica prima nel ranking mondiale tra i primi tre, e poi con il discorso dell'atleta coreano che poi lui è riuscito a battere all'ultimo Grand Prix. E questo è proprio un rinnovamento, no? della nazionale. La nostra nazionale, la media è di 23 anni, cioè sono tutti ragazzi molto, molto giovani. Abbiamo delle ragazze bravissime che si stanno allenando. Speriamo davvero di riuscire a qualificare qualcun altro di loro. Noi, come sapete, possiamo portare due atleti uomini, due atleti donne nell'ambito del taekwondo. Ci sono buone chance, ottime chance di poter qualificare qualcun altro. Cosa che non tutti stanno considerando è che noi ora faremo due Olimpiadi in tre anni. E questo non è uno scherzo, perché appena finita l'Olimpiade di Tokyo, sperando che l'Olimpiade si svolga, ma io sono ottimista anche in condizioni diciamo, inaspettate, come nessuno si aspettava questo periodo, poi non ci sarà quell'anno sabbatico di tutti quanti gli atleti, cioè dopo l'Olimpiade un anno un po' più rilassato per poter riprogrammare le cose, testare chi atleta, se un atleta continua, un altro si prende un po' di pausa, come è giusto che ci siano tutte le attività. A un certo punto, no, c'è un anno di diciamo un po' più rilassati per riprogrammare. Questo non ci sarà, è come se noi andiamo a fare una preparazione di 8 anni, no? Da quando abbiamo iniziato per Tokyo, poi appena finito Tokyo già siamo in pieno nelle competizioni per riqualificarci per Parigi. Questo, pensate, se è uno stress per l'organizzazione, ma pensate che stress può essere per gli atleti. Adesso vogliamo presentare un video molto interessante. È la manifestazione, a mio dire, più grande che si svolge in Italia, dove abbiamo bambini, ragazzi e un torneo seniores. È fatta al Foro Italico, con una grande promozione incredibile. Credo che sia una gara in cui le finanze federali si muovono a massa per muovere e per gli ospiti in cui vengono. Guardiamola e poi la discutiamo assieme. Stefano, in funzione anche delle prossime elezioni federali. Va benissimo. Bene, diamo il via al video. Pronti, abbiamo visto così di sfuggita nella carrellata il presidente mondiale del taekwondo, della federazione più importante del taekwondo mondiale, quella olimpica, è la World Taekwondo Federation, giusto? E nonché il presidente del comitato olimpico, Malagò, che in questo momento ha qualche problemuccio, no, con il ministro, ma questo fa parte del gioco dei potenti. Lasciamoli giocare nel loro ruolo, sperando che non mettano in crisi l'attività dello sport italiano. Caro Stefano, ci vuoi parlare della prossima Assemblea federale, visto la tua esperienza passata sì in Lombardia? 16 anni, 4 mandati, mamma mia, sì. C'è una medaglia? Non credo, no, non c'è purtroppo medaglia, no. Non c'è medaglia, va bene. Neppure una targa, niente. Niente. Va bene. Come vedi questa prossima elezione? Lasciamo stare i nominativi, perché non dobbiamo... sono già pubblicati? Sì, i candidati? I candidati? Sì, 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 allora, ti puoi sbilanciare. Sì,
Beh, prima di parlare di questo, però, mi hai fatto con questo video mi hai riportato al 2019, che è stato un anno importantissimo per noi. L'organizzazione di quell'evento io l'ho vissuta a gioco fatto, sono arrivato a Roma quando la macchina federale aveva già costruito tutto, ma sono stati dei giorni dove oltre al Grand Prix c'è stata la Dream Cup, c'è stato il Kimeliu, che è un fiore all'occhiello della federazione, dove noi riusciamo a portare circa 2.000 bambini. Vabbè, ti dico che in quella location, in quella circostanza, in quell'organizzazione si è visto quella che è la macchina federale, quella che è la Federazione Italiana Taekwondo, e il nostro presidente è capace di portare in Italia. Quella caratura, quella forza, quella particolare differenza che ci fa dagli altri stati mi porta subito a risponderti alla prima domanda che mi hai fatto. Ma anche degli altri sport, perché quando sono arrivato al Grand Prix, a parte il caldo, sì, la sudata entrando nella prima area dove c'erano i bambini, sì, e poi arrivando, diciamo, tipo sauna finlandese. Questa sauna è durata per una settimana. Esattamente, però. Ma io mi sono accontentato del weekend finale. Credo che mi ha dato un'interpretazione di un qualche cosa di diverso, che non era solamente la gara, era una festa dei genitori, eccetera, eccetera, un qualche cosa di più grande, sì, che sì, una semplice competizione, sia per i bambini che per i grandi, ma soprattutto l'educazione, perché con tanti bambini non ho visto. Sì, certi bambini giocano, in pari a Dio, se non fosse così. Anzi, c'è da meravigliarsi che non giochino, se non giocano con i nuovi banchi di scuola con le rotelle. No? Sì. Non devo insegnare rotelle, noi veniamo da uno sport marziale, perciò il rispetto è alla base di tutto. Questo lo siano i bambini, lo siano i tecnici, lo siano i dirigenti. Questo gioca a favore. Assolutamente sì. Ti dico, è stata studiata in quella modalità affinché i più piccoli nella loro competizione potessero vedere i grandi campioni al Grand Prix. Cioè, l'unica cosa sconveniente è stato il caldo, l'hai detto tu, ma per il resto è andato tutto benissimo. Questo ti fa capire come una federazione come la nostra lavora. Questo non arriva da ieri, arriva da anni e anni di gare, di attività. Quindi vuol dire e che voglio arrivare alla prima domanda che mi hai fatto. Mi hai parlato di assemblea. Il 7, sì, noi ma arriviamo. Ma voglio dirti una cosa, ma perché nell'organizzazione non ci mettiamo anche mettere l'aria condizionata per tutto il è prevista, è prevista, ma per il 2021. Ah, ho capito, molto bene. Allora vai per l'assemblea. Allora, ormai ci siamo, mancano 3 settimane all'assemblea. Tutto quello che ti ho detto ti fa capire che non c'è e non ci sarà il minimo motivo di pensare di qualcosa di differente da questa struttura federale. È impensabile, perché è in crescita continua. Puoi chiedere a me qual è l'espressione mia in fase di elezioni, è sbagliato, perché è inutile più che altro. Ti posso dire, la regione che rappresento è in maniera compatta e forte ha scelto già di proseguire con questo cammino che c'è stato fino ad oggi, per mille motivi, ma non ne trovo uno che non mi possa dare la motivazione al contrario, diversa. Assolutamente. E dal punto di vista, parliamo dei bambini, e la Lombardia come si muove? Che è un dato molto importante. Allora, noi abbiamo creato un evento, tolto questo periodo, che facciamo una volta all'anno, che è la New Star Fight, che è una gara di combattimento destinata ai più piccoli, ai piccolini. E la facciamo una volta all'anno, dove concentriamo le forze su questo. Ovviamente durante l'anno hai più attività che portano a questo tipo di gare, sia la New Star che l'Insubria Cup, due gare entrambe importanti, con numeri differenti, però con uno spazio destinato ai più piccoli, quello sì, sempre. E quanti bambini mobilitate? In gara, dici? Sì. Mediamente, se nella New Star Fight siamo intorno ai 550-600 bambini. Tieni conto che però non è solo Regione Lombardia, le nostre gare sono gare interregionali, perciò danno la possibilità di arrivare da qualsiasi regione italiana.
quindi c'è un movimento anche giovanile importante, perché non dimentichiamolo che le società sportive vivono sull'attività dei bambini. Sì, è la linfa della crescita. E adesso come va l'operazione società con i bambini con questo coronavirus? Cosa dicono i genitori? Io pensavo peggio, in realtà a settembre io sento periodicamente tutte le mie società, pensavo peggio, in realtà abbiamo avuto problematiche solo su una o due, ma non dettate dalla società stessa, ma dalla struttura, perché quando le strutture sono scolastiche il problema è... Interviene in modo diverso. È più grande. Ti dico, sul totale della società solamente su due case, per il resto hanno ripreso tutti e anche con incrementi numerici. Quindi vuol dire che questo coronavirus non incide sul numero dei partecipanti all'attività federale. Quello che è successo, dici? Sì. No, per fortuna per adesso, no. Chiaramente all'inizio c'è stata certo, e si certo pensava andasse avanti. In realtà io ho società che hanno aumentato i numeri e stanno avendo iscritti nuovi, perciò positivo. Luciano, vuoi fare una domanda al Presidente? Una domanda è interessante, bellissima. A parte che vuole, che devi, ci vuole un istruttore. Assolutamente. Il Presidente ce l'ha promesso, che c'è un istruttore per la Bushido. Quanto prima. È bellissimo, interessante e fantastico quello che abbiamo visto e quello che ha detto il Presidente insieme a te, Presidente. Quindi domande non ce ne sono, è aperto a tutti, l'avete appena detto, bambini, adolescenti, adulti. Avete anche un settore over che magari vi può interessare. O vi fermate? No, in realtà il taekwondo ha più ambiti, cioè quello del combattimento che è un po' più, magari più selettivo dal punto di vista, diciamo così, atletico, ma abbiamo anche la parte delle forme del Kwonsei che può anche essere dedicato a persone, diciamo, un po' leggermente là. Quindi bello, veramente aperto. Che è in fase di crescita. Sì, abbiamo inserito anche il freestyle, che è una parte nuova del taekwondo, dove le forme vengono fatte con... Ecco, il freestyle, parlaci un po' del freestyle, che è molto spettacolare, sì, con la musica, eccetera. E si avvicina al video che abbiamo visto in Gaia Oriente, perciò c'è la possibilità, nel momento in cui tu fai questa forma, la fai su base musicale, perciò anche lì devi inserire obbligatoriamente alcuni tipi di tecniche, di calci, e anche la spettacolarità è molto maggiore rispetto alla ponse normale, perciò alla forma normale. Sì, individuale che a squadre. Sì, esatto. Squadre per quanti? Ecco. 3, 5, 7? No, può essere, credo si parte dal 2, dal 3, dal 5, poi credo si fermi al 5. Ora non vorrei dire una cosa... Quindi anche questa è una cosa che sta è in evoluzione, però è con quest'anno è partita, si è investito parecchio, ma come una cosa su cui si è investito parecchio è la parte del taekwondo dedicata ai para. Noi abbiamo nell'ultimo periodo davvero molta, molta attività, per fortuna la Lombardia è strutturata molto bene anche con il Comitato Paralimpico, e questo è importante, è fondamentale all'interno dello sport avere spazi dedicati. Anche, per fortuna, anche perché è una richiesta specifica del Comitato la Olimpico. Ma ti dico, la Lombardia, noi abbiamo due tecnici, uno nel settore forme e uno nel settore combattimento, molto molto bravi, molto molto attenti, e questo ci fa, mi fa orgoglio come Presidente. Quindi diciamo che possiamo auspicare prossimamente di vedere un demo team italiano che gira il mondo al posto dei coreani? Lo auspico. Diciamo che daremo una lezione. È vero che i coreani abbiamo avuto delle brutte sorprese. Un certo Han ha fatto il gol Italia-Corea e ci ha cacciato casa. Un altro Han ha battuto Ezio Gamba a Los Angeles di judoka. Quindi mi farebbe piacere, diciamo, ritornare pan per focaccia con un grande team italiano che gira il mondo e va a Seul a dimostrare quello che siamo capaci. Però ti dico, quando la demo team girava per l'Italia avevamo già inserito 4-5, perché combattere il menico ti deve avvicinare, no? Perciò noi abbiamo già inserito 4-5 persone all'interno e hanno girato con loro. Avete tirato gli occhi a mandorla, esatto. Parlavano già coreano. Sì, beh, nel limite del possibile, sì. Bene, abbiamo la quinta domanda, la quarta domanda del Presidente. Ecco che Caronte mi ha già corretto, come al solito. Ecco. La Federazione Italiana come si colloca dal punto di vista internazionale, mondiale, e
la sua scuola di preparazione olimpica e non olimpica come è concepita? Domanda molto difficile ma molto importante. Prego. Prima di concludere la nostra carrellata di non più verso Tokyo ma verso Parigi, che, più, che chiaramente è lì alle porte, come la nostra federazione italiana, la struttura italiana, come inserita nel contesto del taekwondo mondiale? So che tu hai diverse cariche importanti nel headquarter della federazione mondiale di taekwondo. Questo è importante perché galvanizza il nostro paese e galvanizza il lavoro che è stato fatto dalla federazione in tutti questi anni dalla sua nascita. Io dico sempre che il successo di una persona deve essere vissuto come successo del movimento che rappresenta. Perciò l'Italia attualmente è ai vertici mondiali, non deve nasconderlo. Siamo stati premiati anche come migliore federazione al mondo l'anno scorso, e questa è una grande responsabilità di cui sono fiero personalmente, ma soprattutto per il mio paese, per la FITA, che è una federazione giovanissima. Poi chi meglio di lei, direttore, conosce la storia della federazione italiana, il suo percorso, da dove siamo partiti, chi eravamo e dove siamo arrivati. Perciò è una grande responsabilità, siamo un punto di riferimento soprattutto per tante nazioni e per il Presidente Mondiale, dove noi in Italia sperimentiamo tante cose che poi diventano di successo nel mondo. Abbiamo portato il Grand Prix, abbiamo creato il Grand Prix, il circuito di Grand Prix per quanto riguarda il freestyle delle forme, che è un'innovazione, l'abbiamo creata qui in Italia. Abbiamo fatto il primo campionato europeo con i corpetti elettronici, il primo campionato europeo cadetti, il torneo Kim Meliu è stato il primo a livello internazionale e ora è diventato, abbiamo fatto sul modello nostro il torneo europeo, dividendo i continenti in 5 aree, dove sul modello del nostro Kim Meliu si crea un circuito internazionale anche dei ragazzini per poter acquistare confidenza con l'agonismo per poi inserirsi nel circuito dei cadetti e dei juniores. E poi c'è una cosa bellissima, che questo magari ve l'anticipo, perché anche dal punto di vista della formazione, della cura dei tecnici, abbiamo creato, stiamo concludendo il percorso per quanto riguarda la scuola nazionale di formazione della FITA, in accordo con la scuola dello sport e l'università, dove creeremo un percorso di formazione per i tecnici che avranno determinati requisiti, che vogliono investire proprio nella formazione per il futuro, dedicato a ragazzi che con una capacità di vedere il futuro in modo proprio di espansione di questa disciplina a livello internazionale. Torniamo in Lombardia. La Lombardia che è sotto pressione su tutto, come al solito. Non solo siamo la prima regione industriale, eccetera, ma soprattutto siamo la regione più martoriata dalla stampa nazionale negli ultimi 6 mesi, e non sarà finita. Noi padani siamo abituati a questi dettagli, nessuno ci scosta. Torniamo alla Lombardia. È vero che il taekwondo ha perso la grande chance sulla preolimpica di aprile, sarebbe stato un grande successo al vecchio Paralido, che noi chiamavamo il Budokan italiano al tempo di Sun Yai Park, presidente, eccetera, quando arrivò per la prima volta con i cavalli, che era cavalli, non i cavalli, sì, eccetera, maestro cavalli. La vecchia guardia, a grande dimostrazione. Qual è il discorso futuristico di grande impegno e di grande impatto con la stampa e con l'immagine? Allora sì, come hai detto tu, sarebbe stata la prima qualificazione olimpica in Italia e l'avremmo fatta a Milano. Io ero ovviamente contentissimo di questa cosa, e io e tutti i miei soprattutto. Purtroppo non è successo quello che è successo e va bene. Ora, un passaggio che non ho fatto prima, quando parlavo dell'Insubria, che l'anno scorso l'ultima edizione dell'Insubria, che credo che sia stata anche l'ultima gara che abbiamo fatto poi
come taekwondo in Italia, per poi da lì a poi c'è stata la chiusura, sì. Il presidente chiuse la gara dicendo che sarebbe diventato un G1, perciò cioè l'Insubria sarebbe diventato un G1, e sarebbe stato anche il primo G1 in Italia. E da questo punto di vista potrebbe essere questa, ecco, la novità importante per la regione Lombardia. Ora bisogna capire quali saranno i tempi, le modalità. Non sappiamo ancora se, ovviamente è prematuro parlare di fare ancora l'Insubria quest'anno, per ovvie ragioni, però credo che possa essere questa. Cioè, il presidente ci promise questa cosa, e anche lì per noi è una cosa importantissima, perché siamo partiti da una gara interregionale 6 anni fa, che era l'Insubria, l'abbiamo portata poi a essere quel tipo di evento. E ma G1 cosa vuol dire? Vuol dire che da un punto di vista tecnico cambia totalmente l'organizzazione, ma cambia totalmente anche il livello della gara, perciò vuol dire che è una gara che si spalma poi a livello internazionale, ma in maniera molto più forte. Quindi aperta a livello, sì, assolutamente. Già lo era l'Insubria, però qua sì, Cambiamo proprio totalmente livello, ed è un salto qualitativo molto ambizioso, ma che a livello lombardo avremmo affrontato con tutta la capacità del caso. Molto bene, allora arriviamo alla quinta domanda, sempre che il nostro Caronte non dica che c'è anche la sesta. Quinta e ultima domanda al presidente Angelo Citto, che ci parlerà della sua squadra per il futuro. È un discorso importante legato a quell'assemblea che sarà fra 3 settimane, esatto. Il 7 di novembre, che è la festa dell'Unione Sovietica, ex Unione Sovietica, adesso mettiamo insieme tutto. Festeggeremo anche. Vediamo cosa ci dice il Presidente. Abbiamo avuto dal Presidente quindi la notizia importante, la trasformazione degli istruttori, che sono già degli educatori per se stessi, di portarli a livello universitario, che è previsto anche tra l'altro dalla legge europea dello sport, cosa che in Italia non è stata ancora applicata, come tutte le altre cose varie. Ultimo di tutto, il Presidente, quindi hai creato un grande orizzonte, un grande arcobaleno di iniziative, quindi è chiaro che adesso tutti si aspettano di portarle a termine, e nessun altro può prendere in mano questo bandolo, questa matassa, questo nodo di Gordio per finire queste cose. Quindi auspichi che completiamo il prossimo quadriennio, che è un triennio, giusto, con mezzo 2 Olimpiadi, non una, 2, e non parliamo dei giochi olimpici giovanili in Senegal, che per fortuna sono stati spostati. Intanto il fatto di aver spostato i giochi giovanili in Senegal era prevedibile che questo accadesse, però dispiace molto, perché è una bella manifestazione, un bel evento basato su quelle che sono le nuove energie dal punto di vista proprio di atleti a livello olimpico, che poi sognano di partecipare alle Olimpiadi Senior, no? E questo è un peccato, poi era la prima Olimpiade nel continente africano, con tutto ciò che poteva comportare un evento del genere, come quel supporto che lo sport dà in certe situazioni, no? E se lo sport di solito arriva sempre prima di altre organizzazioni, in dei contesti che magari poco tempo prima sembrano inimmaginabili. Per quanto riguarda il completare il lavoro, per ora abbiamo fissato l'assemblea, abbiamo aperto le candidature. Vedremo chi saranno i candidati, quando mi candiderò, nel senso che sono una persona, io faccio progetti molto a lungo termine, nella mia natura. Quando ho realizzato una cosa, poi la metto subito da parte e penso subito a farne altre. Questi sono progetti importanti, di cui abbiamo parlato alcuni, e farò di tutto per realizzarli insieme alle persone, al mondo del taekwondo. Il salto di qualità del taekwondo è stato fatto qualche anno fa, quando nessuno ci credeva, quando abbiamo fatto la federazione ufficiale, quando invece molti erano resti, anzi parecchi anche si sono messi in contrasto, perché è facile sedersi sul stato codice, sto bene così,
e non vado a rischiare che chi me la fa fare, no? Mentre invece la mia mentalità è un po' totalmente opposta. Io penso che continuerò a lavorare con tutto un team che crede in quello che facciamo, con una visione a lungo termine. In base a quello che fino ad oggi ci siamo prefissi, abbiamo sempre raggiunto quasi tutti quanti gli obiettivi. Ora ce ne poniamo alcuni che sono veramente ambiziosi e farò di tutto per portarlo avanti insieme a una squadra e soprattutto veramente alla condivisione del mondo del Taekwondo, che in Italia cresce in modo costante nonostante le difficoltà. Ma voglio chiudere questo nostro incontro proprio a ringraziare Samurai, lei in particolare, perché io le ricordo sempre quando noi siamo entrati alle Olimpiadi di Sydney, siamo entrati in un contesto completamente nuovo ed enorme per il nostro mondo, per i nostri sport, e sappiamo di cosa parliamo. Se non sei lì è come se uno non esistesse nel mondo dello sport. Bene, io voglio che un domani la gente consideri il Taekwondo, il Judo, anche l'occasione che avrà il Karate come prima volta alle Olimpiadi, per capire veramente quanto lo sport è importante per il mondo, per quello che può fare. È questo che noi dobbiamo recepire. E allora, se noi crediamo in questo, poi sapremo sicuramente che gli obiettivi che ognuno di noi si prefigge si possono realizzare. E lo faremo, direttore, lo faremo. Tornati in studio, le domande sono terminate. Lascio la parola a Luciano Rocca, che ci illustrerà le iniziative collaterali del Jiu-Jitsu. Certo, grazie Shike. Sì, abbiamo il 24 di ottobre a Roma masterclass di Sosento Ryu Jiu-Jitsu, metodo rapido di Antonio La Salandra, Grand Master. Appunto saremo in via Paternopoli 54 a Roma, quindi il 24 a Roma con il Jiu-Jitsu, la kickboxing e l'MMA, masterclass da non perdere, assolutamente da non perdere. Mentre il giorno dopo, il 25 di ottobre, saremo a Venezia, Ceggia, in provincia di Venezia, dove avremo uno stage di Kobudo, della World Jiu-Jitsu Kobudo Organization. Il maestro Shian Livio Cesare Proia sarà il docente di questo stage, ma l'invitato, l'ospite speciale, sarà il qui presente GSB. Beh, con la spada. Questa è la famosa sviolinata. No, non è una sviolinata, è così. Ringraziamo Giancarlo e Gianni che ci hanno messo in atto questo stage. Senza farci faticare arriveremo e troveremo tutto pronto. Specialmente due spaghettini. Due spaghetti e un prosecchino che non fa mai male. Ma non dimentichiamo che novembre non saremo fermi, tantomeno a dicembre. Perfetto. Allora, prima di chiudere, allora ci vuoi parlare un attimo della tua prossima elezione a Presidente del Comitato Regionale? Sì, allora vado velocissimo. Comunque attendiamo, passato il 7 di novembre, aver tolto di mezzo ogni problema, passeremo poi alle elezioni regionali per tutti. Sei l'unico candidato? Non lo so, lo scopriremo strada facendo, sì. Beh, ma non è un problema. La regione, torno a dire che la regione Lombardia è molto compatta. Quindi sei compatta, diciamo siamo tranquilli. È come Roma. Garanzia su tutto. Sì, siamo tranquilli. Bene, a questo punto siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Un'ora è volata, come al solito. Caronte fa segni terribili di chiudere. Io ringrazio i nostri ospiti, in particolare a Roma, il presidente federale, dottor Angelo Cito, che sarà lì, che ci ha guardato con tutte le nostre negatività. Soprattutto il Presidente del Comitato Regionale, che noi ci auguriamo di avere ancora nostro ospite non appena rieletto. Grazie. E a nome di Luciano Rocca, del mio particolare saluto, buon samurai a tutti e, come dicevo oggi, buon tampone a tutti, perché il primo poi ci tamponano tutti e non con la macchina. Bene, grazie, buona serata, arrivederci presto. Buonasera. Ciao.